Al di là della mancanza di risorse, in questo momento ci servono oltre 10 milioni di euro per andare a ripristinare il territorio nella situazione ante maggio. Quello che è stato riscontrato oggi anche da tutti i nostri colleghi, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per aver dato la disponibilità a questo incontro anche ulteriore con tutti gli enti superiori, è che c'è una vera e propria mancanza, a mio avviso, anche in molti aspetti di collaborazione. Cioè, non può essere che enti superiori molte volte siano i primi ostacoli di quello che è la sistemazione del territorio. Io ho avuto delle difficoltà importanti, abbiamo avuto dei ritardi ingenti proprio perché la legislazione attuale ritarda tutte le opere di messa in sicurezza. Noi non possiamo intervenire sempre con la protezione civile, che sono dei volontari fantastici in tutti i nostri territori, e parlo per tutti i sindaci, perché non so cosa faremo senza i nostri volontari. Dobbiamo andare tutti in un fronte unico, che è quello della messa in sicurezza dei territori. Non possiamo essere lasciati soli come sindaci, perché alla fine realmente siamo sempre lasciati soli fino a che non c'è la grande emergenza dove tutti vanno a piangere, e perché è brutto da dirlo, quando si hanno sfollati, evacuati, si fa audience e per cui c'è maggiore attenzione ai territori; quando invece ci sono dei danni minori si viene lasciati a se stessi. Questa è una situazione che non può essere accettata. Noi siamo rallentati dagli stessi enti che devono concedere le autorizzazioni per farci fare i lavori.